Siamo in compagnia di Pietro Roman, cavaliere romano, gruppo sportivo Fiamme Oro. Nel 2016 una partecipazione alle Olimpiadi di Rio. 2017 un bellissimo bronzo agli europei. 2018 World Equestrian Games di Tryon in America. 2019 campione italiano assoluto e la meravigliosa qualifica verso Tokyo 2020. Pietro, il tuo primo ricordo legato all'equitazione? Il mio primo ricordo legato all'equitazione è un ricordo in cui avevo 2 o 3 anni. Mi sembra di ricordare bene 2 o 3 anni, in sella un pony che si chiama Claire de Lune, mentre facevo una gimcana al canile sulla Pia Antica. Ed è un ricordo fantastico perché era molto divertente. Quando hai capito che l'equitazione sarebbe stata più di uno sport per te? Più di uno sport? In realtà non prestissimo. Ho iniziato a montare, tra virgolette, seriamente intorno ai 9-10 anni, se non anche 11-12, e ho capito che l'equitazione sarebbe stato anche un lavoro intorno ai 16-17 anni, in cui ho iniziato anche ad insegnare, e poi una volta raggiunti i 18 anni ho proseguito questo percorso di insegnamento oltre a tutta l'attività agonistica, in cui mi sono mano a mano sempre più affermato. Perché l'equitazione? Beh, perché l'equitazione è abbastanza chiara. Sono nato in una scuderia di famiglia, ho l'equitazione nel sangue, mio padre Federico, medaglia d'oro a Mosca, mia madre Antonella, che doveva andare alle Olimpiadi di Atlanta, mio fratello Luca, con cui ho partecipato a campionati europei ed Olimpiadi a Rio, quindi ci sono nato. Di conseguenza l'equitazione non è stata assolutamente una forzatura, ma è stata una scelta abbastanza più semplice. Il tuo ricordo più bello? Il mio ricordo più bello, direi i miei primi campionati assoluti, la mia prima medaglia d'oro ai campionati assoluti nel 2014 con Baradaf, e dopo un anno non fantastico dal punto di vista agonistico, nel senso che poco prima dei campionati il mio cavallo aveva avuto un leggero infortunio per cui pensavo non potesse più partecipare ai campionati assoluti, che all'epoca erano a novembre a Ravenna, e quindi con poco lavoro e devo dire delle situazioni tra virgolette leggermente arrabattate, se si può dire, siamo andati ai campionati assoluti e abbiamo vinto con un parterre di cavalieri e componenti di partecipanti abbastanza importanti. Prima parlavi di tuo padre, Federico. Sì. Euro, medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Mosca. Quanto è stato importante la tua formazione e come oggi lavorare insieme? È stato fondamentale, non è stato solo importante, è stato sicuramente alla base di tutti i miei risultati dal punto di vista sportivo. È colui che mi ha dato una base solida, sicura e che mi ha fatto credere molto in me stesso. Lavorarci adesso è sicuramente meno impegnativo di prima, nel senso che ormai sono cresciuto, mi sono tra virgolette affermato e ho anche sviluppato delle mie idee molto personali che possono anche distogliersi leggermente da quelle di mio padre, però c'è un grande rispetto da questo punto di vista sia da parte mia nei suoi confronti che da parte sua nei miei, quindi continuiamo assolutamente a lavorare insieme e quel lavoro che facciamo è sempre molto redditizio. Ecco, qual è l'emozione di un'Olimpiade? Tu hai partecipato a Rio insieme a tuo fratello Luca, raccontaci un po'. Allora, quella di partecipare con mio fratello ai Giochi Olimpici è un'emozione fantastica. Poter rappresentare la tua nazionale, la tua nazione, l'Italia, con tuo fratello nella stessa squadra, soprattutto poter replicare quello che ha fatto tuo padre e tuo zio nel lontano 1980 è qualcosa di indescrivibile. Partecipare alle Olimpiadi è strano, devo dire è un sogno che si avvera, ma la cosa più bella di tutte non è soltanto essere lì partecipando alle Olimpiadi, è essere lì come atleta ed essere al pari di quelli che tu reputi i migliori atleti di tutti gli sport di tutto il mondo. Quindi sei nella mensa insieme a Nadal, sei nella mensa insieme a Bolt e non è che Nadal o Bolt hanno un tavolo speciale e quello è fantastico. Nel gabbiotto di partenza del cross di Rio ho pensato che dovevamo semplicemente replicare e fare quello che sapevamo far bene, quindi non inventarci nulla di nuovo, non fare nulla di stravagante e fidarmi del mio cavallo e fidarmi delle mie capacità. Se immagini te a Tokyo, dove ti vedi? Allora, devo ammettere che se sogno
Sogno un podio. Immaginarmi non te lo saprei dire. Raccontaci la tua giornata tipo. Allora, la mia giornata tipo ultimamente è abbastanza cambiata, nel senso che stiamo dormendo, ma dormendo un po' meno, perché abbiamo appena avuto un secondo bambino. Perché sappiamo che tu sei sposato con Francesca, che lavora con te in scuderia, e hai due bellissimi bambini, Leone e Lapo. E quindi, insomma, raccontaci un po' anche come essere papà e conciliare lo sport a alto livello con tutto. Allora, questo comporta sicuramente tanto sacrificio da parte di, non soltanto mio assolutamente, ma da parte di tutti i componenti della famiglia. In primis mia moglie, che da questo punto di vista è fantastica, perché sa perfettamente conciliare la vita familiare con quella sportiva lavorativa. E è una figura instancabile, una donna che non si ferma mai, e devo ringraziare lei per tantissimi dei miei risultati sportivi e familiari. Ti piacerebbe che i tuoi bambini andassero a cavallo? Già ci vanno? Mi piacerebbe, questa è una domanda che mi hanno fatto in tanti, e in realtà no. Cioè, se vogliono montare a cavallo sono estremamente felice di poterli aiutare e offrirgli tutte le varie possibilità che possiamo avere in una scuderia come questa. In realtà mi piacerebbe, il giorno che smetto di montare a cavallo, perché prima o poi accadrà, poter andare a vedere la domenica, anziché le gare di equitazione dei miei figli, una gara, una competizione di un altro sport. C'è un consiglio che dai ai tuoi allievi per avere successo nello sport? Un consiglio che do ai miei allievi, ma che ricordo anche sempre a me stesso, è di essere sempre audaci e di sognare in grande. E una volta raggiunti i propri sogni, cercare di renderli ancora più grandi. Un regalo di Natale? Purtroppo impossibile, è un clone del mio cavallo. Baradaf. È un cavallo che ormai ha 17 anni e entra il prossimo anno nei 18 anni, quindi diventa maggiorenne. Un cavallo che abbiamo preso a fine 6 anni, inizio 7 anni, quindi sono ormai più di 10 anni che siamo insieme. Un cavallo che conosco alla perfezione e soprattutto lui conosce molto me. Abbiamo un'affinità e un binomio unico, e soprattutto, pur non avendo tutte le carte ai massimi livelli come possono avere degli altri cavalli, ha una testa e un cuore che gli permettono di partecipare e di essere competitivo ai massimi livelli con i migliori cavalli al mondo. Ecco, cos'è che rende un cavallo veramente competitivo secondo te? Lasciando perdere tutta la parte fisica e tutte le varie qualità fisiche che ci possono essere, la testa, nel senso che è come per gli atleti, ci possono essere degli atleti, parlando dal punto di vista umano, degli atleti con delle fisicità fantastiche, perfette per una certa disciplina, ma che purtroppo hanno una testa che non, tra virgolette, non regge e non riescono ad ottenere risultato. Quindi la testa e il carattere in un cavallo è fondamentale. Allora, grazie Pietro, ti auguriamo buon Natale, visto grazie, che siamo in prossimità. Speriamo di vederci a Tokyo, in sella al tuo Baradaf. Speriamo. Speriamo. Dita incrociate. Grazie.